Ciao ragazzi, sono Mev e benvenuti in questa nuova live reaction. Oggi siamo tornati dopo che in alcuni di voi pensavano che fossero finite le live reaction sul canale. Siamo tornati qui con la reaction alla finale di Supercoppa Italiana Juventus-Lazio, partita che io voglio vincere dopo la brutta sconfitta contro di loro a Roma l'altra volta in Serie A. Quindi oggi bisogna vincere, papà. Siamo appunto in compagnia di mio papà e del cane. Quasi, se vinciamo non è male. Direi che è da vincere. Appunto, si gioca in Arabia Saudita questa finale. Speriamo in bene. Prima di iniziare il video, ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace in questo momento per sostenere la Juventus, appunto, visto che è anche Natale. Siate generosi. Buon Natale a tutti. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, fateci questo regalo, mi raccomando. Condividete il video con tutti i vostri amici juventini. Vi invito come al solito anche ad andare a scaricare OneFootball nel primo link nella descrizione. Mi raccomando, andate e scaricatela per rimanere sempre sintonizzati sul mondo del calcio 24 ore su 24, sulla Juventus e tutte le notizie appunto del calcio. Oggi la Juventus gioca di nuovo con il tridente Dybala, Ronaldo, Higuain. Se l'avesse scaricata prima che iniziasse appunto la partita, l'avreste già saputo. Detto questo, ragazzi, sta iniziando, quindi incrociamo le dita e andiamo dentro con la reaction. Agitec. Il calcio d'inizio è per la Juventus che attaccherà da sinistra verso destra nei vostri teleschermi nel completo bianco-nero. Forza! Effettuato, scritte sulla schiena in arabo per i giocatori bianco-neri. Buon pallone per Immobile. Accanto a lui Luis Alberto per lo scambio, diciamo lo spagnolo, il tiro immediato al palla di Pavone. Rientra sulla traversa, gran conclusione di Luis Alberto. Mamma mia, si è morto. Pedito poi Luis Alberto, limite dell'area, non tira, preferisce ancora l'appoggio laterale per Lulic e va sul fondo per tentare il corso. Supera De Sciglio, il traversone sul secondo palo. Raccoglie. Maledetto bastardo! Sedicesimo minuto, Lazio in vantaggio. Guarda che addormentati dietro! Addormentati come dei Madonna, che addormentati! Che addormentati! Avevamo sentito prima da bordocampo, no? Pensato, maledetto! Madonna, Pescilia si è fatto saltare come un cazzo di birillo! Come un birillo si è fatto saltare, come un birillo! Veramente una cosa incredibile, Pescilia si è fatto saltare molto bene. La palla sul secondo palo. Molto birillo, molto bene! Si è fatto saltare molto bene! Che inizia la situazione, vedi lui diceva a puntare giustamente una volta, due volte, poi se secondo palo Alessandro cosa fa Alessandro? E dietro è solo, non può sbagliare un giocatore come lui. 1-0, azione perfetta, e diciamo che c'è un punto, vanno a schermare questi giocatori. Un buon pallone limitato per i guai al limite dell'area, la palla con volo e Ronaldo limite il tiro e palla. Mannaggia la sartana bastarda, va bene, dai. Madonna che aggancio che ha fatto il guaino. Ronaldo, ti prego, non mette la barriera. Tiro il pallone della Martina Franca, bastarda. Ha beccato il pallone. Qualche collega in tribuna. Ma vaffanculo, va. C'è di prestazione. Sul palo più lontano di sostegno. Porca di quella bastarcolo lì. Tra coscia difficilmente può vedere partire la palla. Il numero 6. Vai Rodrigo, bravo. Vai Paolo! Dybala dopo un rimpallo. Higuain nel limite dell'area. Un pochino il pallone, si lamenta. Gonzalo Higuain e c'è calcio di punizione per... E avanza! Di gran carriera per Dybala, l'accelerazione della Juventus e l'argentino semina Lulic, ma troppo fanno questo bastardo! Figlio di puttana, lo sei altro, mica se non ne fanno questo, vedi te! Bastardo! Dybala! Dai! Guarda che stufato Lulic sui piedi di Pjanic. Non tira! Cristiano Ronaldo! Vai te, Ronnie! Gioco di gambe, ancora Cristiano Ronaldo il suo sinistro! Sì! Juventus se pallino andare in area di rigore qui tra la finta tutta la vita è più meno male che si è abbassato Ronaldo, può servire una fascia poi qui in croce, ma bisogna tirare in porta, bisogna avanzare, non bisogna giochicchiarla.
Madonna, centrocampo e dietro i difensori, decide il centrocampo. Salutato dal pubblico delle Rosse. Meno male, bisogna avanzare e tirare. Meno male. La porta, centrare la porta, dai, va. Per un intervento. Sei un fartuccio. Ma poi anche qua, ma poi anche qua, ma ha fischiato la fine del primo tempo a 46-52, la Lazio che avanzava, sì, sì, vero. Cioè, dai, va, speriamo bene il secondo tempo. Forza, ragazzi, inizia il secondo tempo. Speriamo. E dunque le formazioni che restano invariate con Szczęsny in porta, De Sciglio, Bonucci, De Virale, Alessandro. E la difesa bianconera, Bentancur, Pjanic e Matuidi e centrocampo. La squadra sa che è sempre lì. Dai, guarda Ronaldo dietro. Anzi, per Cristiano Ronaldo, il tiro! No! Una sassata improvvisa di Cristiano Ronaldo. Madonna buona! E sorvola la traversa, conclusione. Quasi mamma che botta che ci ha tirato. Impressionante questo là. Lanza di contro Alessandro, il cross di sinistro, la sposta. Oh! Parolo e la rete di Lunic. Ha fatto sponda all'indietro Marco Parolo. E noi ci di nuovo da solo! Azione avanza veramente con i tempi giusti, con il vinto di Correa, l'inserimento di Lazio. Porca di quella puttana! La spezzata perché non va mai uno contro uno con Alessandro, ma di nuovo, cazzo! La spezzata è arrivata dall'altra parte, il lancio da zio, in questo caso Lunic, che veramente, come vedi, alza la mano, la vuole perché sono perché quadrati, in questo caso è sul Milinkovic Savic. Guarda! La palla è veramente invitante, poi con te. Ma di nuovo Alessandro che la lascia crossare. Ma i nostri terzini li lasciano crossare. Gli dicono fai quello che cazzo vuoi, metti in cross, ma due volte porto il cazzo, poi mica uno si cazza, poi le palle piene. Douglas Costa. Ma corri però Douglas Costa! Ma sei entrato dentro, mi sembra che hai paura di giocare! C'hai la palla a tre piedi, non cai nei cammini! Tutto a tirare Ronaldo, Dybala, pallone che gira e finisce sulla barriera, lamenta un tocco di braccio probabilmente un uomo bianco celeste, ma riparte la Lazio adesso in contropiede da Mazzari a Caicedo, il pallone invitante per Correa e Szczęsny a bloccare e poi Parolo non può andare a giocare, andate a cagare, basta, suo tappino da fare con la 20 Lazio. Secondi sono rotto il cazzo, non ci avete i coglioni, non avete le palle, non avete scuse, non abbiamo il centrocampo e abbiamo due terzini imbarazzanti. E non è colpa loro. Abbiamo due terzini imbarazzanti che non sanno marcare, che non stanno mai attaccati all'uomo e abbiamo un centrocampo che non sa palleggiare. Pjanic da quando è tornato fa di nuovo schifo. È di nuovo sottotono, l'unico che ha un po' di coglioni in mezzo al campo è Bentancur, l'unico. Demiral dietro è l'unico che c'ha un po' voglia. Davanti Higuain stava già pensando al cenone di Natale e a mangiarsi il panettone e il pandoro assieme ai suoi cazzo di parenti di merda. Dybala, a parte il gol, non ha fatto una sega. Ronaldo, men che meno. E questa è la Juve. E ci becchiamo un'altra sconfitta di merda contro la Lazio e ci perdiamo un'altra coppa. Di nuovo contro la Lazio, come era già successo. Però ti ricordo che bisogna sempre parte Cataldi, la palla in rete. E ti abbiamo detto che finiva 3-1. Quanto cazzo basta. Bastarda la Madonna. La Supercoppa italiana alla squadra biancoceleste. Come è accaduto 2 anni fa, in extremis arrivò il gol di Murgia, uno dei giovani biancocelesti. Ma via, la conversione di la sicurezza, quello della tranquillità, quello della vittoria definitiva della Lazio nei confronti della Juventus. E che gol è andare, che gol veramente grande. Dovete andare a fare il culo, dovete andare a fare il culo, non ci sono scuse, non ci sono scuse, un'altra partita giocata di merda, porco il cazzo, primo tempo c'è andato giusto. Ricordiamoci questo, una parata di merda, non puoi prendere, non puoi entrare subito in campo con due terzini come De Sciglio. È finita dunque la partita, è finita questa Supercoppa italiana con il successo della Lazio nei confronti della Juventus per 3-1, linea